Buongiorno, io mi chiamo Marina e vorrei condividere con voi una mia esperienza che mi è capitata circa una settimana fa. Ho iniziato ad accusare forti dolori addominali e dopo 3 giorni di sofferenza, la notte del 7 gennaio, vengo portata in ambulanza in pronto soccorso. Dopo gli accertamenti e la visita del medico chirurgo, si decide di ricoverarmi. In quell'istante arriva l'infermiera col tampone e inizia lo show. Io non faccio il tampone, gli dico al dottore. E il dottore mi risponde: lei non può rifiutarsi. Io, certo che posso. Il dottore mi risponde: questa è la prassi, non posso ricoverarla senza prima fare il test antigenico. Io il test non lo faccio e lei non può rifiutarmi di ricoverarmi perché sarebbe omissione di soccorso. E il dottore comincia a minimalizzare, no? Dice: lei, ma perché non si rifiuta? È solo un test, non è niente di grave, è solo una prassi. E io gli rispondo: perché dal 31 di dicembre del 2022 il tampone è stato abrogato e lei non può obbligarmi. E il dottore mi risponde che in questo ospedale, continuano a fare regolarmente i test. E qui senza test non si può accedere ai reparti. E allora a quel punto io tiro fuori il foglio dell'avvocato Fusillo, dove è scritto che la norma che prevedeva il tampone come condizione per accesso alle prestazioni del pronto soccorso è stata abrogata. Vi ricordo che l'articolo è il 2 bis del DL 52 del 2021, pertanto in nessun caso può essere richiesto un test. E dottore, non dica sciocchezze, io non ho tempo da perdere alle 3 di notte a discutere con lei, noi siamo medici, non siamo qui a perdere tempo. Ci sono altri pazienti, erano le 3 di notte e il pronto soccorso era completamente vuoto. Insomma, per farla breve, gli passo il foglio e lo invito a leggerlo con i suoi stessi occhi, così da prendere consapevolezza. Dopo che l'ha letto, si gira e mi fa: va bene, allora intanto io la ricovero e in una stanza da sola. Per me era l'ideale. Ho avuto una stanza da sola, assistita, il bagno tutto per me, non avevo nessuno, quindi cioè, proprio di lusso mi è andata. La degenza è scorsa tranquilla fra le analisi, i controlli e poi l'esito, e mi dovevano operare d'urgenza all'appendicite, è una cosa da niente. Il chirurgo che mi opera è lo stesso che mi ha fatto il ricovero, perciò lui insiste ancora dicendo che se non faccio il test non mi può operare. E allora io scrivo in fretta e in furia un foglio dove dichiara il sottoscritto, dottore tal de tali, si assume la responsabilità di sottoporre me al tampone contro la mia volontà. E lo invito a firmarlo. Allora, nel silenzio totale della sala operatoria, il chirurgo guarda tutti i suoi colleghi, i suoi collaboratori e dichiara: va bene, le faccio l'intervento senza effettuare il test. Mi fanno un'anestesia totale, mi tagliano, mi cuciono e poi mi risveglio in camera mia, dove arriva il chirurgo che mi ha operato. E la prima cosa che fa quando entra in camera, si toglie la maschera, ma in tutti i sensi, e mi dice che l'intervento è andato benissimo e mi stringe la mano, facendomi complimenti per il coraggio e la tenacia. E poi si è giustificato dicendo che l'insistenza al test non dipendeva da lui, ma dal primario dell'ospedale che impone e minaccia i suoi dipendenti affinché si applichi il protocollo. Il protocollo. Lui lo sapeva
Il medico chirurgo lo sapeva che il test era stato abrogato, lo sanno tutti, però sono obbligati a non dire nulla, hai capito? E è così la situazione. Io ho vinto questa battaglia, alla fine mi hanno dato tutta l'assistenza di cui avevo bisogno senza dovermi sottoporre al test. Premesso che io, da quando è iniziata tutta sta follia, non ho mai fatto un test e non ho mai messo la mascherina. È stata dura, ma ce l'ho fatta. Però io questa battaglia non l'avrei mai vinta senza il sostegno e i consigli dei miei compagni di viaggio, Stefano e Marina. Insomma, l'indomani ero già in piedi e il primario stesso ha fatto le carte per le mie dimissioni. Non vedeva l'ora che me ne andavo fuori dalle balle, insomma. Con il medico chirurgo che mi ha operato, devo dire che è nata una stima reciproca alla fine, perché anche lui è una vittima di questo sistema. Ieri pomeriggio, uscendo dall'ospedale, noto all'ingresso dei lavori in corso e stavano montando davanti alle porte dei tornanti, delle porte automatiche e gli scanner, tipo modello cinese. E questo è quanto. Insomma, ho vinto una battaglia, ma la guerra è ancora in corso, è nemico ovunque. Occhi aperti e buona vita a tutti.